Siamo con Simone Isola, produttore della Chimera Film, che ha appunto prodotto l'ultimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo. Seconda serata di visioni corte. Un ospite che spiegherà questa sera alle persone presenti un po' la lavorazione di questo film fantastico e anche la figura di Claudio Caligari. Sì, allora, Claudio Caligari, Non essere cattivo è l'ultimo film di Claudio Caligari. Lui c'ha, insomma, è riuscito nella sua vita a fare solo tre film. Questo è l'ultimo film che è riuscito a realizzare. Il film è stato prodotto da una cordata di società, insomma, noi abbiamo fatto un po' da volano nella realizzazione del film, che è uscito in sala il 9 settembre dello scorso anno e ha ottenuto un buon successo e soprattutto la soddisfazione è quella di aver dato la possibilità a Claudio di realizzare il suo film, perché quando Valerio Mastandrea, che è stato uno dei promotori del film, ci ha coinvolto nella realizzazione di questa produzione, noi sapevamo già delle condizioni di salute di Claudio che erano molto molto difficili. Quindi il nostro lavoro è stato quello di cercare di mettere le risorse più presto insieme per poter metterlo in condizione di girare il film, di terminarlo, di realizzarlo, e ci siamo riusciti perché diciamo che lui è riuscito a montare la prima versione del film, il primo montato, e purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso, nel maggio dell'anno scorso. È un film particolare, è un film che è ambientato nella metà degli anni 90 e parla la storia di due amici. E soprattutto Caligari, come nei suoi precedenti film, utilizza l'elemento della droga come cartina al tornasole per poter spiegare anche alcuni passaggi e cambiamenti all'interno della società italiana. In questo caso, appunto, lui vede nella droga, insomma, l'ultimo, come dire, nell'avvento delle droghe sintetiche. Lo associa appunto a un cambiamento epocale, alla fine di quella purezza nei giovani, diciamo, di chi viveva ai margini, nelle periferie. E quindi diciamo che in questo film questi due personaggi hanno un po' un andamento, oscillano tra loro. C'è un personaggio appunto che ha un andamento drammatico particolare, c'è un personaggio che si lascia andare diciamo, dal vizio, dalla droga, un altro personaggio che invece cerca poi nel corso del film di adattarsi alla vita sociale normale, diciamo al contesto sociale, quello normale, diciamo tradizionale, e poi diciamo, come dire, questi personaggi insomma vanno incontro ad un rapporto che è quasi fraterno, no? Quando uno cerca di sollevare l'altro dai momenti di difficoltà. Poi non dico altro perché chiaramente il film va visto, che poi è la cosa più importante per noi che l'abbiamo realizzato, che si possa fare, insomma, che un'opera così importante e particolare possa essere vista dal maggior numero di persone possibili. Quella è la cosa a cui teniamo di più e quindi qualsiasi iniziativa in tal senso ci fa piacere. Ecco, quanto può essere importante il messaggio di Caligari oggi in un periodo in cui in Italia comunque si fa poco cinema di genere, poco cinema anche d'autore nei giorni nostri, e dove impera come sempre la commedia? Allora, io penso che il film di Claudio sia un film d'autore, ma un film popolare, nel senso che è un film che può essere visto da chiunque e che tratta dei temi in modo molto diretto, molto semplice, cioè nel suo cinema non c'è mai l'immagine bella per se stessa, ma è sempre tutto finalizzato ad avere uno sguardo diretto sulla realtà, e quindi ecco, questo sguardo diretto dà anche una certa aria popolare ai suoi film e anche a Non essere cattivo, e quindi è un film d'autore, però allo stesso tempo con una struttura narrativa che è aperta, ampia, dedicata a tutti, che può parlare a chiunque. Noi l'abbiamo portato anche nelle scuole, e i giovani capiscono l'idea del film, capiscono cosa c'è dietro il racconto, e questa è la cosa più importante, insomma.